Ciao, sono il dottor Max. In questo video ti spiego cosa causa la sindrome da stanchezza cronica. La sindrome da stanchezza cronica, CFS, conosciuta anche come encefalomielite mialgica, ME, è una condizione medica complessa e poco compresa. Le cause esatte della CFS non sono completamente chiare, ma ci sono alcune teorie e fattori che potrebbero contribuire a questa condizione. Alcuni dei possibili fattori che potrebbero contribuire alla CFS includono: infezioni. Alcune infezioni virali, come il virus di Epstein-Barr, il citomegalovirus e il virus dell'herpes simplex, sono stati associati a casi di CFS. Si ritiene che in alcune persone, un'infezione precedente possa innescare la sindrome. Disfunzione immunitaria. Sono state riscontrate anomalie nel sistema immunitario di alcune persone con CFS. Ciò potrebbe contribuire a sintomi come stanchezza e debolezza. Fattori genetici. Alcune ricerche suggeriscono che potrebbe esserci una predisposizione genetica alla CFS, con una possibile ereditarietà della condizione. Stress psicologico. Il stress emotivo o psicologico può svolgere un ruolo nella scatenare o peggiorare i sintomi della CFS. Tuttavia, è importante notare che la CFS non è una malattia psicologica, ma una condizione fisica complessa. Sindrome da intestino irritabile, IBS. Alcune persone con CFS possono anche avere IBS, il che suggerisce una possibile connessione tra il sistema gastrointestinale e i sintomi di CFS. Alterazioni neurologiche. Le alterazioni nella funzione del sistema nervoso centrale e periferico possono contribuire ai sintomi di CFS. Disfunzione ormonale. Cambiamenti nella regolazione ormonale sono stati osservati in alcune persone con CFS, inclusi disordini del sonno e squilibri ormonali. Difetti nella produzione di energia cellulare. Alcuni studi suggeriscono che ci potrebbero essere difetti nella produzione di energia nelle cellule, noti come disfunzione mitocondriale, nelle persone con CFS. È importante sottolineare che la CFS è una condizione complessa e può variare notevolmente da persona a persona. Alcuni pazienti possono sperimentare sintomi gravi e invalidanti, mentre altri possono avere una forma più lieve della malattia. La diagnosi della CFS è spesso basata sull'esclusione di altre condizioni mediche che potrebbero causare sintomi simili. Il trattamento della CFS può includere una combinazione di terapie fisiche, terapie cognitive e comportamentali, e la gestione dei sintomi. La ricerca sulla CFS è in corso per comprendere meglio questa complessa condizione e sviluppare trattamenti più efficaci. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video, che puoi commentare, raccontando le tue esperienze, offrendo un servizio utile alla comunità. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima domanda esaminata.